video molto breve di aggiornamento sul Fimix 8 SE. Ebbene, stamattina mi sono svegliato, ho trovato una sorpresa su Banggood. Difatti ho trovato che sono usciti in commercio dei filtri ND per il nostro Fimix 8 SE. La cosa è straordinaria e mi entusiasma davvero molto. In realtà devo dirvi che assieme ad un iscritto sul canale, che saluto Giovanni, ci stavamo applicando per cercare di costruire un portafiltri per usare i filtri del Mavic Air. Infatti sinceramente io vi lascio i link in descrizione se vi interessa e non potete aspettare, li volete andare a prendere i filtri questi appunto che ho trovato su Banggood. Ma se potete aspettare, io vi consiglio di aspettare, perché chiaramente li ho ordinati, voglio provarli perché sono veramente curioso e un po' perplesso di sapere come si attaccheranno questi filtri, perché i filtri del Mavic Air sono quasi perfetti, però appunto stavamo facendo questo progetto in stampa 3D per applicare quelli del Mavic Air, il che significa che potremmo utilizzare anche dei filtri di altissima qualità, come ad esempio i Polar Pro di cui vi ho parlato in altri video. Ad ogni modo, questa è una conferma della qualità della camera di questo quadricottero del Fimix 8 SE, perché altrimenti non avrebbero fatto neanche i filtri, perché i filtri si usano per fare delle riprese veramente speciali. Sul canale sono in arrivo tantissimi video, a breve uscirà anche un video sul Mavic Air e sulle impostazioni per fare video cinematografici senza fare post produzione, una cosa che sto lavorando anche su questo. Appena arriveranno i filtri sicuramente potremo fare molto anche con lui. Quindi non mi rimane che salutarvi per questo brevissimo video di aggiornamento. Nel frattempo vi auguro buona continuazione su YouTube, mi raccomando iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto, mi trovate su Facebook, Instagram, dove vedete anche un attimino cosa combino. Noi ci vediamo al prossimo video, speriamo già con i filtri per il Fimix 8 SE.